fare maleducato. Aiutala a rialzarsi. Non sono da qua a farmi rimorchiare da un ciccione come te! Ventura! Cazzo! Calma, adesso chiamiamo la polizia e vediamo. Collega, se chiami gli sbirri, metà dei clienti scappa dalla finestra. Capito, Gorilla, ma non può rompere i coglioni, stiamo lavorando qua. E mi hai anche detto che sono un ciccione schifoso. Ah, beh, posso troppo se... Scherzo, dai. Siamo qui per vedere lo spettacolo, non per darlo. Vai. Dai, andiamo. Stai tranquillo. Faccio la brava. Falla brava. Sentite, hai un modo un po' aggressivo di volantinare. Sai chi ci lavora lì dentro? E le ragazze carine disponibili? Le ragazze immigrate e sfruttate. Non solo contrario alla prostituzione, ma chi ci sta dietro. Tu vai lì a salvarle. Faccio la volontaria al centro Mani Aperte. E tu? Ci vai a puttane? È capitato. Dove ti lascio? Come? Ti mando da qualche parte o vieni con me? Beh, potendo scegliere. Ciao Vera! Ciao! Avete visto Adrian? No, non è passato. Niente. Sì, niente un cavolo. Che cos'hai, fatta botte di nuovo? Ma io dico, benedetta ragazza, ma tu che cosa pensi? Di poter cambiare il mondo a calcio oppure prendendo a botte le persone? Dov'è successo? Al Geco. Ti avevo detto espressamente di non andarci. Te l'ho detto, quello non è un posto per noi. Ma io dico, com'è possibile? Ah. Buonasera, mi scusi, non l'avevo vista. Padre Giopponi. Sandrone. No, no, la sgridi pure, come se non ci fossi. No, vede, io lo so che Vera è in buona fede, solo che a volte questi suoi atteggiamenti, alla fine... Con chi si è picchiata questa volta? No, è scivolata. C'era il viscido sul... Andiamo. No, Vera, non penserei di andartene prima che abbiamo chiarito questa faccenda, Vera! È Vera, la conosciamo un po' tutti. Scusi, padre. Se fosse per lui saremmo tutto il giorno a dire il rosario. È lui il capo? Responsabile dell'economato, pubblica relazioni del cazzo. Vabbè... Andiamo che i miei conviventi mi aspettano. Conviventi? Preferivi un tête-à-tête?